realtà locale, la realtà sanbenedettese, per me è stata importante, è stata fondamentale, nel senso che probabilmente se avessi iniziato in un contesto più grande non avrei avuto la possibilità di avere subito delle cose, delle occasioni che in una città più grande non mi sarebbero state concesse, per cui il comune è stato subito molto, molto recettivo e dopo pochissimo mi ha già concesso la possibilità di fare la prima performance all'interno del campo atletica leggera di Porto d'Ascoli e questa è stata una cosa incredibile e rispetto alla mia esperienza con San Benedetto per adesso è assolutamente positiva, nel senso che poi è stato un appuntamento che l'anno successivo si è rinnovato e abbiamo avuto la possibilità di lavorare alla scuola elementare con Leoni, che è stato un altro territorio assolutamente fertile dal punto di vista artistico, poetico e di relazione con lo spazio della città. E rispetto quindi a quello che sta succedendo adesso, non solo nel comune ma anche nella provincia, nella regione, mi sembra che ci sia molta, molta attenzione al nuovo, ai giovani e mi sembra che anche istituzioni come l'AMAT, il Teatro Stabile delle Marche si stiano molto rivolgendo e si stiano aprendo anche molto ai gruppi di più giovane formazione. Progetti per il futuro? Allora, il prossimo progetto sarà una collaborazione, nel senso che sarà un progetto a quattro mani tra me e Francesca Bennini, che è una giovane danzatrice di Ferrara che ha appena vinto il concorso Giovani Danza Autori a Ravenna. E ci siamo conosciuti in internet e stiamo ipotizzando che insieme ci chiameremo, non creeremo un gruppo nuovo, però il progetto che realizzeremo sarà sotto una specie di pseudonimo che si chiamerà Nowhere, oppure che si può leggere anche Now Here, dipende come lo leggi. E il lavoro si chiamerà No Subject e è un lavoro che mette in campo delle materie interessanti, perché è un lavoro sulla percezione e sulla percezione mediata, per cui vorremmo innanzitutto realizzare quella che viene definita la stanza di Ames, che è una stanza con una prospettiva deformata, per cui le persone che si muovono al suo interno, per chi le guarda da fuori, sembrano che cambino dimensione spostandosi nella stanza, per cui due persone a fianco possono sembrare una piccolissima e una gigantesca. E un altro aspetto della performance dovrebbe essere l'utilizzo di quelli che vengono definiti fluidi non newtoniani, che detto così sembrerà che stiamo parlando di un trattato di scienza, ma una cosa molto semplice in realtà, perché si realizzano con amido di mais e acqua, per cui ottieni un fluido che apparentemente reagisce come un fluido, ma nel momento in cui lo solleciti con una pressione reagisce come un solido e quindi volevamo applicare degli stimoli sonori a questi fluidi e vedere come reagirono, perché poi si muovono creando delle forme e quindi volevamo lavorare sulla percezione mediata del corpo e della materia. Questo sarebbe il progetto e siamo in questa direzione, però non abbiamo definito, non avete definito bene. Però insomma questi sono i primi punti di lavoro.